دیوان بس کن. کف ایوهل خوشحالا. Basim, hai un'aria convinta, Basim. Che cosa hai scoperto? Harib è innocente. Il governatore meno. Ha stretto un patto con l'ordine e ha spinto i cugini a togliere protezione ad Alamut. Maledizione. È quello che temevamo. Siamo diventati vulnerabili. Sì. In cambio, Abu Abdallah ha rinunciato alle sue mire al trono. Cederà la corona per appagare l'ordine, guidato da... sua madre. Kabiha è la testa del serpente. Dov'è ora? È fuggita a palazzo. Forse possiamo ancora salvare Alamut. Datemi la piuma, maestra. Kabiha avrà la giusta punizione. E sarò io a infliggerla. Cosa? Che state dicendo? Che ci vuole una mano più esperta. L'ultima volta che sei entrato in un palazzo è scoppiato un putiferio, a dir poco. Non sono stato affidabile finora. Maestra, ho il diritto. Quale diritto? Di uccidere? No, io non intendevo. Chiunque colpisca, colpisce per tutti gli altri. O il tuo ego esige il grande onore? Non è l'ego, maestra. È il dovere. Ho giurato di cambiare vita, di percorrere la via delle ombre per servire la luce. Vorrei farlo. Kabiha è più pericolosa dei suoi tirapiedi. Sii rapido e spietato. Non esitare. Sangue da una rapa. Chi è lei per negarti Kabiha o per dirti quando colpire? La mia maestra e guida, senza la quale non sarei che un cadavere nelle strade di Anbar. Ma mi spia adesso? Come sempre. E così soffochi le tue domande, abbatti i suoi nemici e la servi senza fiatare. E vivi perseguitato da un djinn nella topaia da cui speravi di fuggire. Sai dove trovarmi quando avrai compiuto il tuo dovere. Tutti quei morti e dispersi. Ogni traccia di sangue conduce a te. Al Bahamut, l'ultima maschera da strappare. Hai aizzato Wasif contro i ribelli, hai scatenato Al-Hul e hai svenduto tuo figlio per Alamut. E tutto per cosa? Per qualche stupido manufatto di un'era dimenticata? Non importa. Verrò a trovarti a palazzo. E taglierò la tua testa di serpente. Fammi usare i tuoi occhi. Enkidu, mi dispiace, ti ho messo in pericolo. Oh,
colpo! Credi di poterci aiutare a superare le porte? Sono chiuse dall'interno. Sembrate ansiosi di combattere, fratelli. Vedrò cosa posso fare. Controlla l'area. Devo essere rapido e furtivo. Kabiha sarà già allerta. Ma chi? Non ci... Stai con me. Lo troveremo. In nome di Allah! È solo questione di tempo. Devo schiacciare. Ehi! I servi si muovono liberamente. Quest'uomo potrebbe aprirmi delle porte. Si respira un'aria pesante oggi. Sono tempi molto pericolosi. E quale inospitalità? Non si diceva di onorare l'ospite come merita? Certo, ma Al-Mutawakkil fu assassinato nel Palazzo d'Inverno e da allora c'è molta sorveglianza. Questo lo vedo. Ovunque io vada, mi imbatto in sguardi torvi e porte chiuse. Chi
Chissà se questo basterà ad aprirle. Chissà. Una porta aperta non ha prezzo. Porto alle guardie. Avete rispetto! Questa aprirà tutte le porte. Cambierà il vostro umore. L'aria si è già fatta più leggera. Ora mi muoverò facilmente. Finalmente. Devo trovare Kabiha e salvare Alamut. Bene, bene. Guarda un po' chi si rivede. Pensi che saranno puntuali oggi? Ieri erano in ritardo di un'ora, no? Ehi! Ora ti ammazzo! Sì! Hai capito? Ti è chiaro? Eccoti! Ottimo lavoro, ma sii paziente. Sarà fatto. Delle guardie.
Pensavo che si sarebbero uccisi a vicenda. E tutto per un cavallo morto. Se ti sentisse Otto. Sta zitto. Lo dico per te. Ehi! Meglio stare lontani. Non mi fido. Ah, non c'è niente. Il tuo fetore farebbe fuggire chiunque. Lasciate che le guardie vi prendano. Fuggite! Non possiamo incontrarci sempre così. Sono più che d'accordo. Dov'è Kabiha? Se lo sapessi, non te lo direi. Non fare l'ingenua, Makira. Perché no? L'altra volta ha funzionato. Tu sai chi è Kabiha? Chi è davvero? Meglio di chiunque altro. Sono come una figlia per lei. Ben più di quell'idiota che ha lasciato morire suo padre. Non hai idea di chi stai per affrontare. Ma io lo so. Ed è per questo che ti dico: vattene da qui.
ma Akira avvertirà la sua signora. Vediamo dove mi porta. Biblioteca. Kabiha deve essere lì. Allah ti maledica. Non puoi lasciarmi in pace. Forse potrei, ma la tua signora... Cerca quanto vuoi. Non la troverai mai. Io non ho nient'altro da dirti. Ci deve essere una stanza oltre questa. Ma come raggiungerla? Cosa declamava Harib? Oceano impetuoso, placherò il tuo furore. Molti volumi di Harib. Kabiha è un'ammiratrice. Tomi di colore blu, nero, bianco e giallo.
occulto. Quanti anni trascorsi a cercare? Tra antichi tomi e tombe perdute. A studiare il passato. A inseguire miti e leggende. Quando mi bastava aspettare che tu venissi da me. Il nobile discendente è giunto. Eppure egli non conosce se stesso. Hai mai meditato sulla tua natura? Tu che vedi oltre. Tu che conosci. Persino mio figlio ha chiesto che cosa sei. Dopo averti visto risvegliare il dono degli antichi. Che cosa sono? Più di un semplice uomo. Basta misteri, dimmi la verità! E se invece ti mostrassi tutto? Vieni con me ad Alamut. Sotto le mura del suo tempio giace tutta la conoscenza che ti spetta di diritto. I tuoi cosiddetti fratelli preferirebbero morire che vederti reclamarla. Ma fatti coraggio, Basim. Ti spianeremo la strada. E ti libereremo. No! Con quali parole ti ha avvelenato? Ha detto che sono più di un semplice uomo. Che cosa intendeva Roshan? Che cosa c'è sotto il tempio? Quello è un luogo proibito. Non c'è niente per te laggiù. Io vi ho parlato degli incubi. Del djinn. Una ferita da lenire, eh? Una debolezza. Ci ho provato e riprovato, ma voi me l'avete impedito. Ho dovuto combattere da solo. Non eri solo. Tu non sei il primo che cammina tra le ombre ferito, Basim. Raccogli i tuoi pezzi e rimettili insieme. Riversa il tuo dolore nella confraternita. Purificati dal veleno delle sue menzogne e torna con noi a casa. Come un semplice uomo, ma come nostro fratello. Oppure è troppo poco per te? E se lo fosse? Segui la via che lei ti ha indicato. E sarò io stessa a ucciderti. Devo andarmene da qui. Devo dire a Nihal cosa ho scoperto. Guardie! Guardie! A me! Speravo proprio di trovarti. Ho
Sia lode a Nara. Ancora una volta non sono sopravvissuto. Lasciato una scia di rovine. Sei età, hai fatto.